Nella bagarre preelettorale il Consiglio Comunale di Avellino approva il bilancio di previsione del prossimo triennio, anche se i numeri dovrebbero avere la testa dura, non sempre convincono tutti. Quelli del piano di riequilibrio, per esempio. Secondo l'opposizione, Nicola Giordano Dixit, che rivendica il prossimo sindaco, dovrà ripianare almeno 7 milioni, un disavanzo che sarebbe stato molto più contenuto senza i 2 milioni spesi per gli eventi negli ultimi anni. Di tutt'altro avviso la maggioranza, che rivendica il successo del ripianamento, ricordando quanti nel 2019 invocavano il dissesto. L'amministrazione Festa aveva ereditato un disavanzo di 50 milioni di euro, lascia con 5,2 milioni da ripianare. Nel dettaglio i numeri li ha dati l'assessore Cuzzola, restano da riconoscere poco più di 300.000 euro della massa passiva completamente estinta. Non solo, gli 8 milioni ricevuti dal fondo di rotazione assegnato ai comuni in predistesso verrà restituito. Grazie invece al patto con il governo, 2 milioni e mezzo di contributo per il 2024 e altri 2 milioni l'anno per i successivi 10 anni, il comune di Avellino di fatto azzererà il disavanzo. Che il comune di Avellino sia in bonus è la soccata finale dell'assessore ai banchi dell'opposizione. Sono 48 i milioni di fondi ottenuti dal PNRR.